Riprende questo pallone, lo gioca lì, colpisce la parte, la pippa, la sporgenza, lo sferisterio di Alba, lo gioca bene Campagno, non riesce a ricacciare Cristian Gatto, è il primo 15 della partita che viene così segnato alla formazione di casa, 15-0. Formazioni titolari per entrambe le squadre, confermate proprio pochi istanti prima dell'inizio della partita, nonostante nelle partite precedenti Davide Amoretti abbia accusato qualche segnale all'adduttore, se non ricordo male, regolarmente in campo. Andremo tra poco a leggere le formazioni, tanto che Cristian Gatto batte il secondo pallone molto alto, scende a campanile, chiede la palla a Campagno che spinge giù la palla, volo per Gatto che colpisce molto bene, lo gioca là verso il muro, ancora Campagno al volo, lo gioca a largo, pallone buono e poi Gatto cerca di recuperare questa palla che si stava allargando, ma secondo me sarebbe rimasta buona in campo. Il 30-0 per l'Araldica Castagnole Lanze. Per quanto riguarda le formazioni, dicevamo pallapugno Albeisa in campo con Bruno Campagno, Filippo Rei, Lorenzo Bolla ed Emanuele Prandi rispettivamente, battitore centrale, i due terzini vincenti, scusate, Bolla al muro e Prandi al largo. Andiamo con la battuta di Gatto, poi andremo a leggere anche la formazione dell'Araldica Castagnole Lanze in completa divisa rossa. La battuta del capitano castagnolese va a rimbalzare sul muretto, recupera Campagno che gioca questa palla lì, l'aspetta al salto Gatto, la gioca verso il muro, non riesce a salvarsi Campagno, anzi si prende la palla addosso. Naturalmente sono i primi colpi, sono le prime battute, sono i primi ricacci, quindi si fa molto con calma. Ancora di più naturalmente Bruno Campagno, che è reduce da un periodo di stop, ha giocato a Santo Stefano Belbo il turno precedente, non ha sentito, come ha dichiarato anche nelle interviste, non ha sentito nessun fastidio, però come mi diceva Domenico Raimondo prima dell'inizio della partita, il suo direttore tecnico, deve riprendere il ritmo partita con tutta la calma necessaria. Del resto è un campionato con una formula che ti dà la possibilità di rientrare in campo e in gioco soprattutto fino ai playoff e playout, e quindi intanto Amoretti colpisce questo pallone e si va sul 30 pari. Gioco delle non cacce per adesso, in quanto si è giocato con dei falli e delle intra per il 30 pari. Araldica Castagnole Lanze in campo con Cristian Gatto, Davide Amoretti centrale, Michele Vincenti terzino al muro e Andrea Bianco terzino laterale. Dirige l'incontro Daniele Santini, arriva dalla Liguria, dalla Valle Bormida Savonese, Gabriella Maestro è di Corte Emilia, Valle Bormida Cunese. La battuta di Gatto colpisce il davanzale dopo la pipa, ricaccia Campagno, va ad attaccarsi al muro, si deve accontentare Gatto, corre avanti Prandi e mette una caccia sui 17-18 metri. Ed è la prima caccia che mettiamo in questa serata. Si gioca un'altra partita questa sera, sei microfonato, perfetto, allora Pietro Battaglia. Ben ritrovato, non ci vediamo da 85 anni. Ti sono mancato un po'. Tantissimo, spero che la cosa sia reciproca. Assolutamente, sì. Ti abbiamo seguito naturalmente nelle tue dirette casalinghe. Pietro Battaglia è l'addetto stampa, l'ufficio stampa della formazione della società della pallapugno Albeisa. La battuta di Gatto, andiamo a mettere una caccia, ancora una. Non la mettiamo perché Campagno mette la palla in fallo a largo, 40-30 per l'Araldica Castagnole Lanze. Andiamo a fare il primo giro di campo. Campagno recupera questa palla, colpisce Gatto, la manda giù. Ci sta ancora Campagno proprio alle corde, gioca millimetricamente questa palla lì al largo davanti alla caccia e si pareggia così la situazione, il primo gioco che si deciderà così ai vantaggi. Siamo sul 40 pari, primo vantaggio e quindi due cacce da mettere. Raccontaci qualche cosa intanto del capitano, è la sua prima partita al Mermet dopo un bel po' di tempo. No, assolutamente. Campagno ha giocato le prime due partite di campionato per poi ritornare ai box dopo l'interruzione della partita di Canale. Non era del tutto recuperato dal famoso infortunio della finale e ha preferito poi
invece riprendere con calma, ma ti lascio andare in cronaca, poi purtroppo poi ne parliamo dopo. Davide Amoretti che ricaccia questo pallone molto difficile vicino al muro, mette una caccia poco prima della metà campo, siamo intorno ai 42-43 metri, ne dobbiamo mettere ancora una. Ancora una caccia da mettersi, la mettiamo con Bruno Campagna in battuta, entrambi i capitani oggi non godono di metri di vantaggio in battuta, possono arrivare ai 6 metri. La battuta del capitano Albese, ricaccia Gatto, salta, balza, salta Michele Vincenti per non prendersi il pallone nelle gambe, alla fine non lo tocca, è andato molto vicino però. Cambio di campo, due calcio che sono sulla metà campo. Intanto Cristian Gatto batte questo pallone, la caccia sui 42-43 metri, la palla che scende a Campanile, ricaccia Campagno molto bene e glielo porta via. Gran colpo di Bruno Campagno che manda la palla in area di battuta e ripassa a condurre 40-30. Un po' un leone in gabbia a Campagno, mi sembra di vedere. Perché è abbastanza, sta cercando di scaricare veramente già l'energia che ha dovuto trattenere nelle settimane con scorse. Con Domenico, col direttore tecnico, che continua a dirgli piano, piano, piano. Battuta di Gatto, al salto Campagno, la caccia sempre lì sui 40 metri. Palla che torna giù, tocca la rete, l'aspetta al salto dai 2 metri. Gatto recupera, Campagno al volo. Bellissimo colpo, ancora Gatto, belli questi colpi, ancora Campagno e volo Gatto, abbassa questa palla e poi Lorenzo Bolla mette la mano sinistra per fermare questo pallone, il pallone che poi va a colpire Michele Vincenti e così il primo gioco viene così segnato alla formazione della Pallapugno Albeisa in vantaggio 1-0 con l'Araldica Castagnole Lanze. Vi ricordo, potete seguire la nostra diretta e naturalmente anche tutta la situazione delle partite scaricando la nostra app Pallapugno Live, potete seguire così tutte le partite in tempo reale sia per quanto riguarda la Serie A e la Serie B e l'aggiornamento su tutti gli altri campionati. La battuta di Gatto, è cominciato il gioco numero 2, corre avanti Bianco sul ricaccio un po' difficoltoso per Bruno Campagno, la caccia che viene messa sui 50 metri. Intanto Pietro, tu intervieni pure e continua il discorso che facevi su Campagno, ma anche sul resto della squadra, perché comunque tra l'infortunio, tra una cosa e l'altra, non abbiamo seguito molto le vicissitudini della Pallapugno Albeisa. Sicuramente la cosa che stupisce di più vedendo Campagno, cioè è vedere Campagno in ultima posizione della classifica. No, sicuramente non come forse da pronostico, mentre intanto c'è un altro bel palleggio, questa volta si dispera Campagno che va a sbagliare, però Campagno che è stato fermo diverse settimane dopo già tutta la riabilitazione invernale, appena è rientrato non al 100%, sperava gradualmente di poter provare a giochicchiare comunque per tornare in forma, mentre invece poi di nuovo ci sono state delle complicazioni con dei problemi muscolari. Ricordiamo che Campagno a gennaio ha avuto un'operazione al menisco ed essere in campo dopo nemmeno 3 mesi in questo sport che richiede una particolare fatica degli arti inferiori, insomma, non è cosa da poco. No, quindi all'infortunio diciamo articolare e al conseguente recupero, se poi aggiunta la faccenda e la complicazione muscolare che non ha aiutato sicuramente la Pallapugno Albeisa in questa fase di campionato. Dopo ne parliamo. La cosa bella, no, delle nostre telecronache è che ci mettiamo in una posizione in cui tutti passano, ti salutano, ti salutano come perché siamo tutti amici. Però ma meno magari, male, giusto? No, dico meno male, certo, no. Però magari stai facendo una telecronaca, quindi dovresti raccontare il colpo di Gatto che può fare male con questa palla che spinge su, si salva ancora Campagno, Bianco e poi mette una caccia Ray, Filippo Ray. E quindi c'è il cambio di campo perché abbiamo messo 3 calci.
Chiudiamo il colpo di gatto, volo Campagno, che poi sbaglia il colpo e regala questo 15 a Gatto, che va in vantaggio 30-0. Campagno che effettivamente, come facevi giustamente notare, deve poi rientrare con calma, e lo ha fatto così anche senza forzare nell'ultima partita contro Augusto Manzo. Quella serata però è bastato comunque un Campagna a mezzo servizio per giocarsela. Sì, per mettere in difficoltà Parussa, mi hanno detto. Sì, anche perché fino al 6 pari, appunto, c'è stato 7-6, c'è stato equilibrio, poi gli ultimi due giochi invece sono stati dei padroni di casa. Questa sera però invece Campagna non si sta trattenendo, almeno sembra questo. Sì, anche se il fallo che ha fatto adesso con la palla che è andata a largo, intanto che il Gatto porta via questa palla, ma Campagna se n'era già accorto della fine che avrebbe fatto questo pallone, perché non ha più, praticamente dopo che ha colpito la palla si stava sistemando la fasciatura. Questo voleva dire fammi pure Intra, che ho già capito che da lì Gatto non può non sbagliare. Gatto che adesso è una caccia favorevole, c'è la possibilità per la Raddica Castagnellanzi di pareggiare i conti con un gioco a zero. Ma dicevo, l'errore di prima, il fallo al largo è stato dovuto molto probabilmente perché non è riuscito ad allargarsi bene, o non ha voluto allargarsi bene per non forzare troppo, perché io ci capisco poco, però da cosa mi hanno detto l'adduttore viene stimolato soprattutto negli spostamenti laterali, e quindi deve fare molta molta attenzione, anche perché intanto è un bel recupero di Campagno adesso su questa caccia, e poi Gatto gioca la palla lungo linea e pareggia i conti 1-1. Lupo, c'è qualcuno che aggiorna da Cuneo? Io no, sarà già. Quelle due non sono. Ma vabbè, sarà. Ci sono due addetti stampa. Comincia il gioco numero 3. 4 calci da mettere. Forse solo più 3. No, ci sta ancora Campagno. Recupera bene il capitano della pallapugno Albesa. Al distacco Gatto. Ferma coi piedi al mezzo Lorenzo Bolla. Durante la nostra serata avremo anche degli ospiti. Ho visto che c'è Corrado Locco, giornalista di Gazzetta d'Alba. Ho visto che è arrivato Felice Bertola, reduce anche lui da un'operazione. Tornato in pista anche lui, pronto nuovamente per scendere gli sfilisteri. Il grande Felice Bertola, il più grande di tutti, almeno per quanto riguarda il numero di scudetti vinti. Vittorio con noi, Pietro. Un buon parterre, ma mi fa piacere rivedere anche tanta gente al Mermet oggi, perché nelle scorse partite chiaramente con l'assenza di Campagno ha anche un po' pagato la presenza di pubblico. Questa sera invece un'ottima presenza sui lati lunghi, sul lato lungo, ma anche sui lati corti. Sì, questa palla che gira rientra, bellissimo colpo di Gatto, si salva ancora Campagno, belli questi colpi, questi scambi tra i due capitani. Al distacco Campagno, che colpo che ha dato Bruno, e Gatto che riesce ancora a tenere in campo, non si stanno risparmiando, per ora i due capitani, l'applauso del Mermet per loro. È un bel palleggio, sì, gli applausi a premiare questa bella azione, con Gatto che ha perso pezzi della fasciatura, sì, nell'ultima parte. Andiamo... Dobbiamo mettere ancora due cacce. Intanto una parola vorrei spenderla anche per chi ha sostituito Bruno Campagno per un paio di partite, due o tre partite, che è il capitano della Serie C1, Federico Alessandri, che si è divertito, dai, bisogna dire, si è divertito. No, si è divertito, ma ti dicevo prima, è chiaro che erano delle partite che sulla carta erano date già per perse, ma poi in realtà non è stato così, perché diversi giochi sono stati equilibrati, poi nel momento di stagione sfortunata non gira niente bene, però ci sono state diverse situazioni, ma mi ricordo soprattutto contro Cuneo in casa, che la partita è stata più equilibrata di quello poi che ha detto il punteggio. Questa sera abbiamo un ex, giusto, in campo, solo uno mi pare, dovrebbe essere Michele Vincenti. Sì, Michele Vincenti, sì. Michele Vincenti che l'anno scorso era in forze alla pallapugno Albesa con Bruno Campagno.
La battuta di Campagno, ancora una caccia da posizionare sulla linea laterale dello sferisterio Mermet. Rimbalza male questo pallone. Ha rimbalzato male, Campagno non è proprio ancora sciolto per recuperare magari un pallone che non era bellissimo, e quindi la palla che viene in intra e il 15 di vantaggio per la Raddica Castagnole Lanze, che passa così in vantaggio al cambio di campo 15-0. La battuta di Gatto, la risposta al volo è quella di Campagno, e ci prova Moretti, ma credo si sia preso la palla. Si può dire la palla nelle palle? L'abbiamo detto. Ah, c'è già il cambio? Sì, al volo, ma io resto fatto. No, stai qua. Vittorio, tu preparati qualche cosa, hai qualche cosa da dirci o ce la studiamo? Ok. Quando vuoi andare in mute, schiaccio una volta qua. Schiacci verde e ti parlo. Quindici pari, Campagno ricaccia questo pallone, al salto Gatto. Campagno, vediamo, questa palla va in fallo. 30-15 per la Raddica Castagnole Lanze. C'è stato un bel ricaccio di Gatto, che tra l'altro conosce molto molto bene il campo, perché nel 2018 aveva vinto la Serie B qua. Eh sì. È stato il suo ultimo anno di Serie B, sì. Poi l'anno dopo era andato a Corte Emilia, esatto, in Serie A. Tanto parleremo con Gianni anche di tutto il movimento giovanile che c'è qui ad Alba. Lui segue soprattutto i ragazzi, ci dirà e ci racconterà anche qualcosa per quanto riguarda il movimento giovanile, il settore giovanile della pallapugno albese. Ricaccio di Gatto, Campagno va indietro di qualche metro. Amoretti, bolla, Bianco, quanto basta, ed è bravo Andrea Bianco a tenere questa palla davanti alla caccia e portare in vantaggio 40-15 la propria squadra, ma il pallone di bolla, direi. Grande pallone. La battuta di Gatto, credo che dobbiamo mettere una caccia, una palla che scende a Campanile, l'aspetta Campagno, volo a Moretti, al salto Campagno, gioca questa palla a largo e mette una caccia sui 35 metri, c'è il cambio di campo. La battuta di Campagno, la caccia è sui 30 metri. Gatto ricaccia bene, viene alle corde Campagno, riesce ancora a salvarsi, deve colpire Gatto e la palla rimbalza malissimo, o meglio prende un effetto strano rimbalzando nella parte bassa del muro. Forse ha colpito la base del muro scendendo, credo, o il marciapiede in cemento. E quel, forse credo abbia preso proprio la parte, sì, il cantun, sì, sì, tra il... vero? Vittorio mi conferma Pezzolo che... Pezzolo si diceva un culpa di Buner. Quindi 40-30, Campagno che riesce a prendere questo 15 e a riportarsi sotto. Tra l'altro, sai, a proposito del settore giovanile, Vittorio ha iniziato proprio quest'anno a giocare a pallapugno, vero? Dove? A Ricca. E giochi nei? Pulcini. Pulcini promozionali, forse. Come ti trovi? Bene. La fasciatura? Te la fai da sola? Sì. Solo? Sì, me la faccio da solo, ovviamente. Alcuni bambini si fanno aiutare, ma... Che ruolo tu da giochi? Solo? Sì. Che ruolo? I bambini fanno tutti i ruoli. I bambini fanno tutti i ruoli, ma che bello che è questa cosa. Intanto assistiamo a questo intra di Cristian Gatto, che passa così in vantaggio qui ad Alba. Araldica Castagnole Lanze 2, pallapugno Albesa 1. Eh sì, i promozionali fanno sì, un po' tutti... Sì, promozionali, sì. Battete a rotazione, vero?
Sì. Batte ogni volta, ma è bello, battete dai 33, 32. Sì, 32. 32. L'età. Beh, lo chiedevate a me, non lo sapevo, perché non studio. Non abbiamo, studio. Abbiamo iniziato dai promozionali e adesso... La battuta di Campagno comincia il gioco numero 4, 4 calcio da mettere, la palla che colpisce il muro, si allarga tantissimo. Per Andrea Bianco, terzino laterale, o al volo o mai più, e devo dire che se l'è cavata alla grande. Sì, sì. Ma del resto Andrea Bianco, che credo sia da titolare sia l'anno del debutto, perché credo abbia giocato qualche partita l'anno scorso già in Serie A, non ricordo bene a memoria, però è un po' l'anno del debutto proprio come titolare in Serie A, e bisogna dire che sta giocando veramente un buon campionato. Anche l'ho visto e l'ho trovato molto attento sui pantaloni. Prenditi una sedia. Sì, molto attento sui palloni, Vincenti non lo scopriamo sicuramente oggi, è un po' l'ex, lo conoscete bene qui ad Alba, perché ha giocato tutta la passata stagione con... Che tra l'altro Vincenti quest'anno ha cambiato lato di terzino e al muro. Perché il ruolo di terzino... è sempre stato il ruolo più difficile secondo me, perché giochi pochi palloni e tutti brutti. La battuta di Campagno al salto Gatto, ancora Campagno, Gatto al salto, sbaglia, la palla si allarga tantissimo e non può più darci Ray, la palla si allarga tantissimo e quindi caccia numero 3 sui 20 metri. Una buona caccia per Gatto. Sì, beh, bisogna dire che Gatto in questo momento è nettamente superiore a Bruno Campagno, ma bisogna dirlo, abbiamo già detto più volte, che più di una volta il direttore tecnico Domenico Raimondo ha detto al suo capitano calma, certo, calma, certo, calma, certo. Perché il recupero è sicuramente lento e bisogna dare, non bisogna avere fretta. Esatto. Sbaglia Gatto, manda la palla in fallo al largo, quindi si cambia campo con un 15 di vantaggio per la palla pugno Albesa. Tre cacce messe che sono tutte nella metà campo castagnolese, vedremo come andrà a finire con Cristian Gatto in battuta. Cristian è rimasto un po' la schiena verso il muro e la palla è finita tra la gente. E abbiamo il giocatore titolare più giovane della Serie A, Gatto, che recupera questa palla, grande palla, gran lungolinea di Gatto, si salva ancora Campagno, Amoretti abbassa questo pallone, Ray che ci prova ma non basta, quindi ci pari, ed è proprio Filippo Ray, classe 2005, è il giocatore più giovane della Serie A 2022. Ah no, è 30-0, è vero. Come mai 30-0? Secondo me si è sbagliato. Ah, vedi? Gli stanno dicendo 15. Anche secondo me, perché... 33, il mitico 33. È il 33 in postazione? Eh sì. Fagli un bel primo piano, Andrea, a 33. Allora, la caccia è qui sui piedi per Gatto, intorno ai 10 metri. La sua è la battuta. Colpire la parte della rete e poi sbaglia Campagno, palla che va tra il pubblico, 30-15 per Gatto. Quindi abbiamo un po' di numeri sicuramente importanti, forse se la giocano i due terzini al muro per quanto riguarda l'esperienza, sì, la maggiore esperienza. Anche Amoretti è uno dell'esperienza. Amoretti un 86, Bolla un 84 e Vincenti è un 81, il più vecchio è Vincenti. La battuta di Gatto batte molto bene, Campagno non ci prova più di tanto, sta giocando molto con il freno tirato. Gatto qua è come giocarsi in casa, ad esempio difatti l'anno scorso non a caso Campagno aveva vinto tutte le partite del campionato e la prima partita dei nel quarto di finale, sì, Gatto aveva vinto. Aveva vinto qua. Nonostante si fosse infortunato alla spalla ed era entrato un ragazzo che avevamo incrociato noi negli allievi.
Sì, sì, è vero. Aveva l'unica, la prima partita che ha perso l'anno scorso Campagna l'aveva persa proprio qua in casa con Gatto ai, ai quarti di finale. Commette fallo Andrea Bianco. Fallo a largo, 40-30 per Gatto. Beh, ma non, sicuramente non diciamo una fesseria dicendo che Cristian Gatto preferisce giocare ad Alba che non a Castaglione, certo, della Lazio. Certo. Senza nulla togliere allo sferisterio Remo Gianuzzi, che è un bellissimo sferisterio, nuovo, tra i più nuovi, accoglienti che ci sono, sia per quanto riguarda spogliatoie e per quanto riguarda anche bar e quant'altro, i servizi. Sicuramente un campo che gli è rimasto come il suo campo di casa, perché comunque nel 2018 lui aveva 19 anni. Sbaglia Gatto, manda la palla in fallo oltre la rete, ci sarà un buco da quelle parti che la palla è uscita. E dici che è passata addirittura sopra? Sì, sì, è passata sopra. 40 pari. E quindi due calci da mettere, perché questo è un gioco che si deciderà quindi ai vantaggi come il primo. Il primo si è deciso ai vantaggi per Campagno, aveva messo due calci e poi c'è stata subito la replica dei castagnolesi con un gioco a zero. La battuta di Gatto che va a cercare la rete, la palla si allarga tantissimo. Grande battuta. Anche qua un po' di bonheur, come si dice, sì, c'è, sì. Perché la palla sì, tocca sì, però sai. La rete. Va bene, bonheur, no? Io sì. Andrea, che lui mi guarda quando dico delle cose un po' particolari. L'opposto di malheur. Puoi avere il malheur di andare a fare una roba al pomeriggio e il bonheur di venire esatto. a fare una partita con noi alla sera. Però diciamo che è stato un bonheur cercato, perché comunque certo. La palla è scesa quasi agli 80, credo. La battuta di Gatto, nuovamente ben battuto nuovo, questo pallone, va sul davanzale, va quasi alle corde Campagno. Direi che è intra questo e quindi si cambia campo con l'Araldica Castagnole Lanza in vantaggio 40-30. Fallo di Gatto sì. Ricaccio, ha preso il muro e la palla è uscita. Quindi 40 pari, si va alla caccia unica. E Vittorio adesso ci dice che cos'è la caccia unica. Non sai cos'è la caccia unica? Sì, quando sono 40 pari. Secondo vantaggio. Mettono solo più una caccia. E quindi chi sbaglia? Chi sbaglia perde il gioco. Sì. Bravo, ne sa più di me. Capisce bravo. Più di me di pallapugno. È un giocatore. No, un appassionatissimo. 9 anni. La battuta di Campagna, ricaccia Gatto, la palla resta lì, chiede la palla a Campagna, riesce ancora a recuperarla, Gatto gioca a largo, Ray si deve accontentare di fermare la palla, ha rischiato anche un po' di prendersela addosso. Si è salvato. Tuca in tuca, no, come si dice in questi casi, tuca in tuca, caccia ai 40 metri, cambio di campo. Ma magari Pietro lo sa, l'anno di nascita, di costruzione di questo sferisterio. Allora, mi dicono 57 ufficiale, ma rumors anche prima, dice Vioglio. Allora, in pratica l'arbitro, Daniele Santini, ha fischiato un fallo a Davide Amoretti. Davide Amoretti dice che non è fallo, fatto sta che fallo è quando l'arbitro fischia. Ha fischiato, quindi si va sul due pari. Perosino dice fallo sicuro. Salutiamo il presidente Perosino. Pino Perosino. La battuta di Gatto, intanto che comincia il quinto gioco, intanto in poco meno di 40 minuti se n'è andata la prima parte, la prima metà di questo primo tempo. Dicevamo sulla data di costruzione di questo sferisterio, Pietro? Ma mi dicono 57 fonti ufficiali con tanto di lapide, 1857.
Ma in realtà da qualche documento forse potrebbe essere 55, ma ufficialmente 57, ci atteniamo all'ufficialità. Magari ci ha messo 2 anni a fare la lapide. Io non c'ero. Non so gli orari, le date, quanto è durato il cantiere? Non si può sapere. Io non c'ero, 33 forse sì. Possiamo provare a chiedere a lui effettivamente. Che lui è stato, diciamo che è nato prima lui dello sferisterio, tipo l'uovo, la gallice, non si sa. Ogni riferimento è puramente casuale. La battuta di Gatto. Punti nello sferisterio prima. Ma sicuramente Corrado Locco ne sa molto di più di tutti noi messi insieme, perché lui è un appassionato, poi Vioglio, sicuramente Nando Vioglio. Vediamo intanto Campagno se riesce ancora a salvarsi su questo pallone, ferma Bianco, caccia ai 70 metri. No, ne sanno sicuramente, però una volta al pallone si giocava nella piazza del Duomo, poi qualcuno dice, non so se è vero, o non è vero, si dice che una pallonata abbia ucciso una persona, e quindi da quel momento lì, allora non c'era il sindaco, forse c'era il podestà, o che ha deciso di basta, non si gioca più. Si gioca una volta all'anno, per la Pantalera storica, che l'anno scorso era stata giocata qui nello Sferisterio Mermet, quest'anno magari in occasione della Fiera del Tartufo si torna di nuovo in Piazza del Duomo. Che è Piazza Risorgimento, vero? Sì, sì, sì. Che è anche la piazza del Duomo. Che è? Piazza? La piazza del Duomo. La piazza del Duomo. Secondo me la conoscono di più per Piazza del Duomo che Piazza Risorgimento. Viene conosciuta di più. È vero, via Maestra, che è via Vittorio Emanuele. Secondo? Secondo. La battuta di Gatto, credo dobbiamo mettere ancora una caccia perché vedo già la pallina blu e quindi vuol dire che la 3 l'abbiamo messa. Ricaccia Campagno, volo Gatto. Vediamo, va in fallo. Si cambia campo con la palla pugno al Besa che ripassa in vantaggio. Un po' troppo facile questa battuta per Gatto, che può approfittare di questo colpo. E poi sbaglia Gatto, manda la palla in fallo a largo, 30-0. La battuta di Campagno, ricaccia Gatto, Campagno al volo, vediamo questa palla rimane in campo, credo si prenda al doppio, Gatto ferma davanti alla caccia, 30-15 per la palla pugno al Beisa. Sì, la battuta di Campagno, abbiamo la caccia qui sui 40 metri, ricaccia Gatto, Campagno, e Gatto può finire con questo colpo, ci sta ancora Campagno ma non rischia, 30 pari, no, dicevamo tutto in parità tra l'altro, 2 pari e 30 pari, dicevamo Gianni prima anche con Pietro che Campagno deve piano piano ritornare in forma e deve recuperare. Non tanto dall'operazione che aveva fatto a gennaio, più da questo strappo, da questa lesione che ha avuto all'adduttore, ma è un recupero che deve avvenire gradualmente, senza forzare. Soprattutto notiamo la difficoltà negli spostamenti laterali. Cioè, è vero, sì. Secondo me c'è anche una parte, cioè, oltre al male, a volte c'è anche la paura che ti frena, che ti fa sentire il male, quindi è molto difficile, anche questo pallone qua, in realtà, lo scorso anno non l'avrebbe buttato fuori. Secondo me
purtroppo sono infortuni che prendono del tempo e speriamo riesca presto a uscirne fuori, ma non bisogna mai avere fretta. Anche, no, anche perché ci vuole una questione di un attimo che torni magari indietro di due settimane. Quindi... Vai avanti un giorno e torni indietro una settimana. No. Cioè. Campagno che è pronto a battere questo pallone. Rimane da mettere una caccia con Gatto e Compagni in vantaggio 40-30. Palla che viene ricacciata da Gatto. La palla bello torna scambio. Giù. Ancora Campagno. Di braccialetto a Moretti, Rei, Vincenti. Ferma poi Rei, una caccia sui 25 metri. C'è il cambio di campo. Comunque c'è un buon equilibrio. Notiamo una difficoltà questa sera di Bruno Campagni, soprattutto negli spostamenti laterali, anche in battuta fa fatica, deve piano piano ritornare in forma, ma dicevamo gradualmente. Sì, noi siamo partiti da un doppio infortunio e ovviamente cerchiamo di fare del minutaggio, cerchiamo di fare di stare il più possibile in campo, possibilmente senza farci male, cercando di trovare la condizione sulla palla. Sono io stesso che lo freno, non voglio che vada a prendere tutti i palloni, quelli più corti, quelli più difficili, e secondo me ci stiamo comportando bene. A Santo Stefano siamo andati vicino al 6 pari, qua siamo 2 pari e mi sembra che Gatto stia giocando fortissimo, quindi voglio dire, forse è il giocatore più in forma in campionato in questi giorni Gatto, quindi essere qua, essere 2 pari è una cosa positiva. Noi dobbiamo semplicemente finire la partita senza sentire nessun fastidio, né oggi né nel giorno dopo, e poi man mano che passeranno le partite entreremo in forma. Tanto il campionato è ancora lungo, c'è ancora tutto il tempo, su Gatto direi che gioca forse meglio qui che non in altri sferisteri, che non nel suo sferisterio di casa. Sì, lui qui si trova molto bene, soprattutto in battuta, e poi al ricalcio tira sempre sciolto, non ha praticamente paura di far fallo. Io ricordo solo che l'anno che ha fatto la Serie B su 38 partite abbiamo vinte 37 e qui in casa le abbiamo vinte tutte, quindi era veramente superiore a tutti qua e lo sta dimostrando anche adesso che fa la Serie A. Era il 2018, se non sbaglio, quando ha vinto il campionato di Serie B e poi era andato a Corte Emilia l'anno dopo, il 2019. Sì, sì, sì. In Serie esatto. A. Sì, sì, esatto, proprio quell'anno lì, sì, certo. Grazie Domenico. È bello sentire anche il parere di un, tra l'altro oltre che di un direttore tecnico, di uno che di infortuni e soprattutto di rehab, no? Come si dice? Dall'infortunio, di fisioterapia, eccetera, ne capisce sicuramente più di me. Lo fa di lavoro e quindi sicuramente Domenico è stato. Quindi la cosa importante in questo momento per Bruno Campagno, per la palla pugno al Beisa, non è vincere ma è rimanere in campo tutta la partita, esatto. Senza sentire nulla né durante la partita né il giorno a seguire. Campagno che ricaccia questa palla, Gatto viene indietro, Campagno preferisce il colpo al salto. Ancora Gatto, ancora la palla che tocca la rete, scende, l'aspetta al salto, si allarga leggermente Bruno Campagno. Ancora Gatto, corre avanti Campagno, che poi manda la palla sul fondo. Conquista questo 15 con un intra Bruno Campagno e va in vantaggio 40-30. Sull'allungo invece non si frena più di tanto, vediamo che corre avanti e indietro, solo gli spostamenti laterali. Eccolo inquadrato il capitano della palla pugno al Beisa, Bruno Campagno, che quest'anno ha scelto il numero 0 sulla sua maglia e sui suoi pantaloncini, come ha dichiarato in una intervista a fine partita. Gli ho chiesto perché lo 0 e lui mi ha risposto testuale: come il culo che ho, inteso come fortuna. Ha ragione. E quindi, visto l'epilogo dell'anno scorso. La battuta di Campagno, la caccia è laggiù in fondo, ci sta addirittura il doppio Davide Moretti, si va sul 40 pari, anche questo gioco va alla caccia unica. All'andata
La partita del Remo Gianuzzi di Castagnole delle Lanze finì 9-5 per Cristian Gatto e compagni. Giorno di Pasquetta. Oggi? No, quando si è giocata la partita di andata. Fine partita lo ingaggio per il prossimo anno. Secondo me è da... da scoutizzare. Gatto ricaccia questo pallone, ci tira Campagno, corre avanti Gatto, stanno giocando di sponda, un po' il biliardo del Mermet in questo momento, la palla resta lì, scende, deve correre e portarsi Gatto che spinge la palla e no, ci sta ancora Campagno e poi Vincenti ferma sugli 20 metri dove viene messa la caccia. La battuta di Gatto, ricaccia Campagno, Gatto chiede il pallone, si toglie a Moretti, gioca di sponda, ci prova Bolla e poi davanti alla caccia Andrea Bianco chiude questo gioco per la Raddica Castagnole Lanze che torna in vantaggio 3-2 qui ad Alba con la palla pugno al Besa. No, beh, intanto sono molto contento che tu abbia detto questa cosa perché io l'avevo detto del divieto di giocare nella pallone insomma nella in quello che oggi è piazza del Duomo, piazza Risorgimento, sì, per motivi di ordine pubblico, di sicurezza, di incidente, c'erano anche dei feriti, una vicenda abbastanza controversa. E la cosa sicura è che nel 54 il comune vietò il gioco in piazza, ma ebbe anche il buon senso di cercare un'area dove fare il campo, altrimenti oggi forse ad Alba non si giocherebbe più, quindi è stato lungimirante in questo senso. Sulla data, sì. Sul 57 è una data forse un po' convenzionale, perché pare che già negli anni precedenti, cioè tra il 59 e il 57, si fosse giocato qualcosa. Quindi l'inaugurazione esatta non so quando sia avvenuta, se sia mai avvenuta un'inaugurazione vera e propria. Diciamo che il 57 è una data così ormai adottata e ritenuta comunque valida. Ecco, poi i documenti esatti, ho visto i documenti del divieto di giocare in piazza, ho visto la delibera, l'ho visionata. Sul resto sono un po' anch'io impreciso, però c'è questa data del 57 che ormai è accettata come quella ufficiale di inizio di questa vicenda. Beh, di sicuro è uno degli impianti più antichi d'Italia. Vabbè, su questo sicuramente, cioè se intendiamo impianti usati in maniera costante, come è il caso di questo, sicuramente sì. L'arena di Milano, quella dove si fa atletica, è più antica, però viene usata in maniera un po' più saltuaria. Ci sono forse dei campi di bracciale più antichi, ma magari li usano una volta all'anno. Qua invece il campo di bracciale in centro Italia. Sì, alcuni sono più antichi. Però diciamo che se parliamo di campi usati in maniera costante, beh, qua giocano tutti i giorni quasi, quindi sicuramente è il più antico in questo senso. Sicuramente una bella storia legata anche proprio al vincolo che c'è su questo campo e dove si può, c'è stato anche un tentativo, no? di costruire, di fare altro, però si è sempre cercato di salvare, soprattutto perché c'è un vincolo proprio sul terreno di gioco che deve essere utilizzato solo ed esclusivamente per giocare, che sia pallapugno, che sia bocce, comunque per giocare. Sì, un vincolo che mi pare vada da marzo a novembre, mi pare c'è un periodo dell'anno che è quello della stagione agonistica che conosciamo, che prevede soltanto questo tipo di utilizzo. Già in passato, anche negli anni 20, il campo era rimasto chiuso per un periodo, ha avuto molte controversie anche in passato tra la proprietà e il comune, ha cambiato anche diverse proprietà nel corso dei secoli, ormai si può dire, però la cosa buona è che c'è questo vincolo per cui magari si può intervenire, anche se non si interverrà più per fortuna sulla parte esterna, il terreno di gioco è quello e a quello serve, ecco, di lì non si può scappare, questo credo sia una buona notizia. 3-2 il vantaggio dell'Araldica Castagnole Lanze con la palla pugno al base, andiamo a giocarci queste quattro cacce, la prima è intorno ai 30 metri, ricaccio di Gatto, aspetta il salto Campagno che deve correre avanti, ci arriva ancora, Gatto, la palla che va in fallo, 15-0 per la palla pugno al Besa. Abbiamo messo le quattro cacce mentre abbiamo raccontato un po' di storia legato a questo sferisterio, a questo impianto
e quindi abbiamo la seconda caccia adesso che è intorno alla metà campo, poi abbiamo la terza e la quarta, non so in che ordine, ma ve lo diremo naturalmente tra poco, dove si posiziona l'arbitro e dove c'è la caccia. Quindi adesso siamo poco oltre la metà campo, sui 50 metri. Daniele Santini è l'arbitro di questa partita, arriva dalla Valle Bormida Savonese, la battuta è quella di Bruno Campagno, con Santini c'è Gabriella Maestro, invece lei è della Valle Bormida Cuneese di Cortemiglia. Ricaccia Gatto, al salto Campagno, la palla che tocca il muro, vediamo se Gatto riesce a fare intra da quei metri lì, no, ci sta ancora Campagno, abbassa questo pallone, chiede la palla a Campagno, Vincenti si toglie, ancora Campagno, bellissimi questi scambi, ancora Campagno e la palla passa, 30-0 per la palla pugno albese, bellissimo scambio qui al Mermet di Alba in questa calda serata di inizio giugno, il 4 di giugno, sono le 21:30, si gioca da un'ora esatta qui allo Sferisterio Mermet. Andiamo a vedere a Cuneo, vediamo Vittorio che mi dice, adesso lo dici tu però, com'è la situazione a Cuneo, te lo faccio dire da te, guarda. A Cuneo sono 6 per Torino, 1 per Daziano. Una gallina a fine anno viene sostituita. Guarda, devi poi scegliere se vuoi. Devi poi scegliere se vuoi giocare o se vuoi fare il telecronista. Vuoi giocare, vieni da me. Calcio presa da Campagno, dalla palla pugno albese a 40-0. Ma speriamo, io lo dico sempre, noi siamo un po' in quella fascia di mezzo, no? Sì. Tra i non più giovani e non ancora proprio e non più quelli, proprio esatto. Quelli. E quindi dobbiamo allevare nuove leve e tirare su nuove leve che siano poi in grado di portare avanti il nostro lavoro, che sia quello di allenatore, che sia quello di giocatore, ma anche di speaker, di telecronista. E anche di regista, perché prima o poi è qualcuno che prenderà il posto anche al nostro Andrea Icardi, lo troveremo. Bisognerà trovarlo qualcuno, perché invecchia anche lui. Intanto la caccia è stata presa da Gatto, che segna il 15 in questo gioco. 40-15 per la palla pugno albese. Io e Andrea Icardi ci conosciamo, credo, da 42-43 anni, non lo so, dovremmo fare una festa di quasi le nozze d'oro. Direi che l'inizio della nostra amicizia risale ad una gita a Sotto il Monte, zona di Papa Giovanni XXIII, battuta di Campagno, direi da dimenticare. Ricaccia Gatto, Rei, Vincenti. E poi fermerei una caccia sui 25 metri. Eh sì, ma Sotto il Monte, provincia di Bergamo, mi pare, sì. Dovrebbe essere in provincia di Bergamo. Andiamo qui. Questa dei cambi temporanei è anche un po' una peculiarità del mondo della pallapugno. Adesso magari Gianni ce la racconta, intanto che c'è il ricaccio di questa partita, direttamente vinta. Intra di Rei, 3-3. La partita verrà lunga. Sono andati tutti 40 pari. Comincia il gioco numero 7, 4 cacce da mettere, 4 battute almeno di Cristian Gatto, che va a colpire la palla, a giocarla verso il muro, non è profondissimo questa battuta di Gatto, vediamo se ne approfitta Campagno, poi Amoretti e poi ferma al doppio Rei, una caccia sulla metà campo. Thank you.
Seguiamo il ricaccio di Cristian Gatto. Campagno, bellissimo questo colpo, altrettanto bello Gatto. Campagno che guadagna qualche metro e poi fermano i terzini, una caccia sui 65 metri. Ma dicevamo, cambio temporaneo è una peculiarità della palla, poi nel calcio non esiste il cambio temporaneo, perché si ha la possibilità, insomma, di tornare indietro, certo. Perché sono... No, è molto utile, anche io vedo, anche nel settore giovanile, va bene perché almeno ti permette la rotazione di far giocare un po' tutti, e poi a volte di sistemare un po' di cose, ad esempio, quindi... Una cosa, di smuovere magari un attimo. Sì, smuovi un po' le cose, riesci a gestire anche bene i giocatori. Magari c'è una fase in cui uno ha un leggero calo, specie in estate quando fa molto caldo, e fai rifiatare, quindi è una cosa molto, molto intelligente secondo me. Intanto che posizioniamo la caccia numero 3 qui sui 20 metri. Dobbiamo ancora assistere ad una battuta di Cristian Gatto, andiamo a mettere la caccia numero 4, la situazione è di assoluta parità qui allo Sferisterio Mermet di Alba dopo un'ora e 5 minuti di gioco, pallapugno al base a 3, araldica castagno danze 3, la battuta di Gatto corta, passa non di tanto la metà campo, non ne approfitta Ray, anzi permette ad Amoretti di colpire questo pallone dai 40 metri, poi era molto attaccato al muro, difficile. È scappato un po' il pallone in battuta a Gatto, credo. La battuta di Campagna. Ricaccia Gatto. La caccia è poco oltre la metà campo. Però se il pallone rientra, no, va in fallo. 15 a 0 per Gatto. Tanto con la spalla. Per forza. È una cosa che capiamo solo di lui. La battuta di Campagno, ricaccia Gatto. Ray, bellissimo colpo di Filippo Ray che manda la palla. Che colpaccio Filippo Ray, gran pallone, manda la palla in intra, ma un pallone difficilissimo. Guardate come si sta sbattendo il pugno Filippo Ray, inquadrato dalle nostre telecamere con Emanuele Prandi lì vicino. Il più giovane giocatore della Serie A 2022, classe 2005. Vado a darvi anche la data precisa perché ce l'ho da qualche parte. 9 aprile 2005 e sulla maglia il numero 9 come il suo giorno di nascita. E qui Gatto può spedire la palla quasi sul fondo, ci sta ancora invece Campagno, ancora Gatto, bellissimi questi scambi, ancora Campagno che gli porta via questa palla. Reazione di Bruno Campagno. Due intra, una di Filippo Re e una di Campagno per il vantaggio della pallapugno al base a 30-15. E adesso la caccia che è leggermente favorevole all'araldica Castagnone Lanze, che può pareggiare i conti e andare sul 30 pari. Vedremo cosa succederà. Intanto abbiamo sempre un qua che impalla perfettamente la battuta. Vediamo la battuta di Campagna, preciso, preciso. Ricaccia Gatto. Tocca forse no, non ha toccato e poi Bianco, ancora Campagno. E bravo Campagno che gioca questa palla e va a prendere una caccia non facile.
40 a 15 per la pallapugno Albeisa. Dobbiamo mettere una caccia, vediamo dove verrà posizionata col colpo di Bruno Campagno. Va indietro Gatto, che no, non la mettiamo la caccia, non la mettiamo. Reazione di Bruno Campagno, beh, un gioco questo Gianni con di potenza proprio. Intra, e c'è un time out, la richiesta di un time out dal direttore tecnico Claudio Gatto. Comincia intanto l'ultimo gioco di questo primo tempo. Quattro cacce da mettere, almeno quattro battute del capitano di casa Bruno Campagno ed è Filippo Rey che mette il pugno su questo pallone, mette una caccia sui 35 metri. Mando un saluto anche ad Ale che scrive: forza Gatto, batti al muro. È un po' il segreto di questo gioco, il primo segreto è quello di battere al muro qua e battere lungo. Che ha il doppio significato quello di battere lungo. Giusto Vittorio, batti lungo vuol dire che devi battere il pallone lungo, ma anche quando fai dormicchi, fai il pigrone, tu batti lungo ogni tanto. Sì, alcune volte. Anch'io. Gianni, batti lungo. nell'altro significato, dicevo, quando... Ecco, si potrebbe battere lungo un po' il cazzeggio, ecco, potrebbe definirsi. Sì, esatto, sì. Tanto c'è chi fa cena qua, vediamo panini che girano. Io incito sempre i miei a battere lungo, quello sì. Anche perché più batti lungo, meno impegni i terzini, o quantomeno i terzini hanno poi tempo di ragionare sulla ribattuta dell'avversario, sul ricaccio dell'avversario. Intanto seguiamo la battuta di Campagno. Il ricaccio è quello di Gatto, che gioca la palla verso il muro, al salto Campagno, al salto anche Gatto. Vediamo se riesce a conquistare qualche metro. Lascia la palla, toglie il pugno Rey, ci tira Campagno. Va indietro Gatto, volo Campagno, ancora Gatto, gioca di sponda, Rey, ci tira Filippo Rey, ancora Gatto e in tuffo commette fallo Emanuele Prandi, credo si sia preso la palla addosso, il tuffo di Emanuele Prandi. 15 a 0 per l'Araldica Castagnole Danza. Claudio Gatto che stimola il figlio naturalmente e capitano Cristian Gatto dicendo: entra nel pallone, non tirarci da fermo, la spinta delle gambe è fondamentale in questo gioco. La battuta di Campagno, la caccia intorno alla metà campo, ben bello. Battuto questo pallone dal capitano della pallapugno Albeisa, ricaccia Gatto, si gira dentro questa palla, spinge Campagno, ancora Gatto, di controbalzo Campagno e poi Enrico Musto commette un errore, manda la palla in fallo, aveva la palla sopra la testa. Forse era Tucanen Tucca anche in questo caso. Era meglio Tucanen. Forse era meglio. Sì, forse era meglio se non interveniva, però quando sei lì l'istinto di provare a giocare la palla, però forse, da qua ragioni in un altro modo rispetto a chi è in campo, però forse sì, era meglio se non rischiava di lasciarlo uscire. Sai Gianni perché Corrado Locco, giornalista di Gazzetta d'Alba, ha parlato degli scudetti qui all'ingresso? Perché su uno scudetto c'è anche il suo nome. Gli ho tassellati io. C'è anche il suo nome e vuoi ricordare di che anno? L'anno è qui devo purtroppo fare una...
una contestazione, perché l'anno sullo scudetto è 81, la terra è l'82 l'anno. No, è giusto, 82. Avendo vinto, allora l'ho ancora detto, perché è l'82, perché avendo vinto solo quello scudetto lì, ovviamente me lo ricordo benissimo, e ho la coppa a casa, quindi posso dimostrarlo. Allora, la battuta di Gatto. 30-15 è in vantaggio l'Araldica Castagnole Lanze, la sua battuta al poi salto compagno, volo Gatto, gioca la palla, ci prova Ray, taglia fuori bolla, ci prova lei, 40-15 per l'Araldica Castagnole Lanze. È giusta la data? Vittorio è andato a vedere, c'è scritto Locco 82? Giusto. È giusto, no? L'hanno corretto. L'hanno corretto, allora. Beh, ma Gianni Balbiano, cioè, è uno preciso e quindi difficilmente sbaglia. Avevo già sentito che c'erano stati degli errori che erano stati corretti. Quindi. Vediamo se si chiude qui il primo tempo tra Pallapugno Albesa e Araldica Castagnole Lanze. Ricaccia Gatto, Ray, Amoretti, va indietro Campagno, ferma Bianco e il primo tempo finisce qui. Dopo un'ora e 20 minuti di gioco lo Seristerio Mermet di Alba, la situazione è di assoluta parità, 4-4. Si riparte 22.05, sabato 4 giugno 2022, secondo tempo tra Pallapugno Albesa e Araldica Castagnole Lanze. Si torna a giocare dopo 10 minuti di pausa, dopo un po' di bar, un po' di merenda, merenda delle 10 di sera, in questa calda serata di inizio giugno qui ad Alba. Credo saremo ancora intorno ai 25-26 gradi, il terreno del Mermet è in perfette condizioni. Credo abbiamo già messo una caccia, vero Vittorio? Me lo confermi? Non lo so. Non lo sai? Come ti sembra questa partita? Ti piace? Sì, mi sembra ben equilibrata. Più di quanto ci aspettavamo, anche perché c'è stato il tentativo sia da una parte che dall'altra di scappare, ma è subito arrivato il gioco del pareggio. Infatti il primo tempo si è chiuso 4-4. Secondo te chi vince? Molte difficoltà. Infatti è una domanda, una domanda molto difficile, soprattutto in questa partita, anche perché Campagno ci crede e quindi ci crede fino alla fine, ci crederà fino alla fine, e non è detto che riesca a strappare il secondo punto della stagione. Allora, questa sera tantissimi, ti do il microfono, tanto io ce l'ho. Gianni Balbiano, una delle voci delle telecronache casalinghe. Questa sera noi abbiamo invaso il Mermet perché giriamo tutti gli sferisteri, anzi ne mancano due all'appello, che sono Cuneo e che sono, l'altro è Mondovì, vero? Ci mancano Cuneo e Mondovì, ma arriveremo presto anche in questi due sferisteri per completare il giro di tutti i campi, di tutte le società di questa Serie A 2022, come sempre griffata Banca d'Alba e Egea. Gianni, siamo partiti nel secondo tempo, siamo ripartiti con Gatto in battuta, ma Campagno sta reagendo bene. Sì, sì, c'è molto equilibrio, anche le sue riprese, infatti le calcio sono, come si diceva, un po' buone per tutti, e sicuramente vedremo una bella partita. E adesso ti faccio la domanda che hai fatto lui, che lui non ha risposto, secondo te chi vince? Secondo me vince chi arriva prima a 9. Cazzarola. Eh? Dirlo io se me lo chiedeva. Me la sono cavata bene? L'unica partita che Massimo Vacchetto ha perso in questa stagione l'ha persa proprio a Santo Stefano Belbo contro l'Augusto Manzo, quindi sicuramente ne vedremo delle belle. Alla stessa ora, domani sera, si giocherà a Dolcedo, la Olio Roy Acqua San Bernardo Imperiese affronterà la Bormidese, che sarà però priva del proprio capitano Davide Dutto, che si è infortunato nell'ultima partita proprio contro Massimo Vacchetto, e quindi immagino che giocherà una, magari il capitano delle, non so, delle, chi farà il battitore.
potrebbe essere Fantuzzi, Cristian Fantuzzi, mi pare che sia il capitano della Serie C, non ricordo. Vabbè, lo scopriremo, lo scopriremo naturalmente domani. Il turno, il... hanno perso questa caccia gli albesi, quindi si va sul 30-15. E lunedì sera si completerà questa seconda giornata di ritorno con la partita di Dogliani tra la Virtus Langhe e la Roero Isolamenti Canalese. Paolo Vacchetto contro Marco Battaglini. Intanto aggiornamento da Cuneo, vediamo un po' come siamo, ma l'aggiornamento ve lo dirà Vittorio. Si sta riprendendo Daziano. Sì, Daziano si sta riprendendo, sono sempre in vantaggio Torino con la sua squadra, sono 7-4 per Torino. Alusic Merlese 7, Acqua San Bernardo su Balcuneo 4. Intanto gran battuta di Bruno Campagno, la famosa battuta intra di battuta di Bruno Campagno. E poi scherzosamente Domenico Raimondo ha fatto finta del cambio, dopo una battuta così chiedi il cambio. Poi è bello vedere Campagno sorridere, quindi speriamo sia l'inizio di un bel girone di ritorno. L'abbiamo detto, non è tifo il nostro nel modo più assoluto, ma l'abbiamo detto più volte, questo mondo, la pallapugno, ha bisogno di un Bruno Campagno in forma, ha bisogno sicuramente di una pedina fondamentale che possa infastidire, passatemi il termine, e lo dico soprattutto per i tifosi di Massimo Vacchetto, infastidire Massimo Vacchetto, perché il dualismo Campagno-Vacchetto è bellissimo, tiene vivo il tifo, tiene vivo il mondo del pallone, e in più quest'anno da Cristian Gatto a Parussa, cioè ci sono molti giovani che stanno venendo su bene, quindi quest'anno è un bel campionato. Poi contava essere in forma adesso, perché i primi quattro che sono arrivati in classifica alla fine del giro di andata hanno conquistato il diritto a giocare la semifinale di Coppa Italia, che è una manifestazione collaterale al campionato, sicuramente importante. Quest'anno le finali si giocheranno tutte a Bormida, nella Valle Bormida Savonese. Intanto c'è un intra di Cristian Gatto e si va sul 40 pari. Equilibrio totale, direi che il tabellone in questo caso merita un primo piano del nostro Andrea Icardi, perché il 4 domina nel modo più assoluto, perché abbiamo 4 pari, 40 pari. È cambiato il segnacacce. Lo conosci, Gianni? Di vista lo conosco. È il terzino al muro degli allievi. Ma credo che tu lo conosca molto bene, anche per altri motivi. L'ultima partita parlavi di regolamenti canalesi. Aspetta, intanto guardiamo il fallo di Campagno con Gatto in vantaggio 40-30. Aspetta, dillo che sentano anche i nostri amici. Io non so tu cosa vuoi chiedermi, aiutatemi, lo dico a Corrado e a Gianni, perché prima parlavi della partita con Battaglino contro Paolo Vacchetto. Mi sembra molto equilibrata, hanno vinto tutte e due 5 partite, quindi potrebbero essere molto equilibrati. Vuole prendermi il posto, no, ma ho visto che studiava, è andato a leggersi la classifica. Ci siamo. Intanto la battuta di Gatto è molto insidiosa. Palla che rimane in campo, ricacciata da Bruno proprio alle corde, esce intorno ai 40 metri, dove l'arbitro Daniele Santini va a segnare per la caccia 1 che ci giocheremo dopo il cambio di campo. Andiamo a giocarci questa caccia, siamo sui 40 metri, la battuta è quella di Bruno Campagno, capitano della pallapugno Albeisa. Volo di Gatto. Grande palla di Gatto, altrettanto bella la palla di Campagno, ma va in fallo a largo, e quindi il primo gioco della ripresa lo andiamo a segnare dalla parte dell'Araldica Castagnone Lanze. Il secondo tempo che comincia all'incontrario rispetto al primo tempo, il primo gioco della partita
era stato conquistato dalla pallapugno Albesa al secondo vantaggio in rimonta. Comincia il gioco numero 10, la battuta di Campagno, 4 calcio da mettere, la palla che va a toccare il muro, si allarga tantissimo, ci arriva ancora Gatto che riesce a giocare la palla lì verso il muro, si allarga, ancora Campagno che poi sbaglia il colpo, manda la palla, eh sì, ha avuto proprio questo colpo, questo errore è stato dovuto proprio al modo in cui si è posizionato con le gambe, credo. Intanto sta recuperando l'acqua San Bernardo Subalcuneo, ha fatto il quinto gioco, intanto c'è un fallo al largo dell'Araldica Castagnole Lanza, 15 pari. Alusic Merlese 7, acqua San Bernardo Subalcuneo 5. Daziano che si riporta sotto, sta recuperando, ricordiamo 6-2 a fine primo tempo per la Merlese, adesso c'è stato il recupero di Daziano, vedremo. Vediamo insomma come andrà a finire, vedremo come andrà a finire questa partita. Intanto che Campagno va a battere questo pallone, dobbiamo posizionare un'altra caccia, ricaccia Campagno, scusate Gatto, ancora Campagno, Gatto al salto, gioca verso il muro, al salto. Tanto Lorenzo Bolla è un regista spettacolare, direi, per il suo capitano. Non ci sta più su questo pallone. Si è incrociato molto bene Gatto sul largo e il compagno non è riuscito ad arrivarci. Però Bolla è un geometra, ha attaccato il muro. È un regista, conosce veramente la palla in tutti i suoi movimenti, ma il segreto è quello di conoscere in anticipo il movimento della palla. Esatto. Tocca, si allarga. Il grande giocatore è quello, quando tocca, vede s'allarga, partire la resta. Palla e riesce a capire. La battuta di Campagna. Palla non molto profonda, Gatto può approfittarne addirittura con un intra, invece sbaglia. Questi sono i colpi alla Gatto, quando hai la palla da intra, perché da lì puoi fare intra, diciamolo. Secondo me è la troppa potenza, io ai miei, ma sbagliando, io sono l'ultimo che può dare dei consigli, dico sempre nel dubbio di schiacciare la palla a terra e fare una caccia buona poi. No. Fallo, la palla che ha colpito, abbiamo sentito anche dal rumore la linea, e quindi c'è il cambio di campo con la palla pugno Albese in vantaggio 40-15 e una caccia però che sarà sui piedi all'Araldica Castagnole Lanza. Ma che colpo ha fatto Prandi, che caccia è andato a prendere il terzino laterale Emanuele Prandi, che pallone ragazzi, e che ricaccia ha fatto Bruno Campagno, perché comunque da dov'era ha rimandato il pallone oltre la caccia, costringendo il giocatore avversario a tirare il pallone. Intanto vediamo Vincenti che sta andando a dire qualche cosa al suo capitano, Vincenti che è in panchina, è stato sostituito da Enrico Musto, qualche problema per Michele Vincenti, però adesso sta dando indicazioni al suo capitano. E quindi siamo nuovamente pari, 5 pari Gianni. Sì, grande giocata di Campagno prima, di Prandi dopo, 5 pari e partita che si conferma molto bella e combattuta penso fino alla fine. E intanto Emanuele Prandi è ancora riuscito a dare il pallone nonostante avesse tra i piedi Davide Amoretti. Beh, non poteva scomparire. No, certo. Guarda, non c'era il teletrasporto. Non c'era il teletrasporto. Non poteva e...
La battuta di Gatto, molto alta, al volo Campagno e Bianco. Vediamo Ray, gioca questa palla a largo, non ci arriva più a darci il buono Gatto e mette così una caccia sui 5 metri. Sì, Alba ha piazzato due belle cacce all'inizio del gioco. Credo sia cambiato di nuovo il segnapunti, ho questa impressione. Adesso poi Andrea ci delizierà con un primo piano nel cambio di campo, ma secondo me è cambiato il segnapunti. La battuta di Gatto, ricaccia Campagno, Gatto al salto Campagno, gioca verso il muro, ben giocato questo pallone, Gatto, e ancora Campagno, Amoretti, Ray, e lascia andare la palla in intra Cristian Gatto, che si innervosisce anche. C'è stata una disattenzione della squadra di Gatto e... c'è una squadra di Gatto che è rivoluzionata per quanto riguarda la linea di terzini, perché Michele Vincenti fuori, Andrea Bianco è andato al muro, dal largo al muro, e c'è Enrico Musto, il quinto giocatore, che è al largo. Quindi il segreto per non, soprattutto per non perdere questa partita per Gatto, beh, intanto non battere palloni così corti e così facili, e poi Ray forse doveva approfittare un po' di più, non l'ha fatto. Vediamo Moretti, spinge questa palla. Sì, Moretti ne ha approfittato un po' di più, caccia sui 50 metri. Un campo in cui si è trovato sempre molto bene. Gran colpo di Filippo Ray. 30-0 per la palla a pugno al base. Sì, lì è iniziata un po' l'escalation di Corte Emilia, quando si è partiti con Parusa, ha riportato il campo in Serie A, e poi è rimasto, e poi è arrivato Gatto, e poi è arrivato Massimo Vacchetto, e l'anno scorso è arrivato anche lo scudetto, che mancava da 27 anni. Era nel 1993, quindi 28 anni addirittura. Credo avesse vinto Flavio Dotta nel 93. L'unico, era l'unico. Vediamo se si salva ancora Campagno. Si salva Bruno Campagno, riesce a prendere questa caccia e andare in vantaggio 40-0. Era l'unico campionato vinto nella storia da Corte Emilia nel 93. C'è stato il raddoppio l'anno scorso con Massimo Vacchetto. Adesso abbiamo la caccia, che invece è dall'altra parte, è favorevole all'Araldica Castagnone Lanza, situazione di 5 pari, 40-0 è il vantaggio. Intanto Vittorio, visto che sei andato a farti un giro, com'è la situazione pubblico? Hai sentito rumoreggiare? Hai sentito rumoreggiare qualcosa? Tu inventa, sei anche un po' attore, con quella faccia lì secondo me tu sei anche un po' attore, vero? Sì, ma sì. Sì, sì. Sì, Gatto ricaccia questo pallone, Campagno al salto, Gatto preferisce il colpo al volo, molto alto, la palla che rimane in campo scende a campanile, si prende da sola, gioco pulito per la palla pugno al Beza, che alle 22:27. Gioco pulito della partita. No, l'aveva fatto il secondo di questa partita, l'aveva fatto pulito Gatto, l'Araldica Castagnone Lanza. Sì. Il secondo. È il secondo gioco. Però la palla pugno al Beza, che torna in vantaggio 6-5 qui al Mermet di Alba con l'Araldica Castagnone Lanza. Ricordiamo un po' di questa, che è un po' una testa coda, no? Inaspettata testa coda tra una seconda in classifica Castagnone Lanza e un'ultima in classifica, che in caso di vittoria questa sera non sarebbe più da sola, perché raggiungerebbe la Merrese di Torino se Torino non vince a Cuneo, altrimenti non cambia niente.
Sì, lo scorso anno nei quarti di finale fu un testa coda al contrario, cioè il Campagno era primo nella stagione regolare e affrontò l'ottavo che era Gatto, quindi si sono invertiti i ruoli rispetto al quarto di finale dello scorso anno, vinto poi in tre partite, alla terza partita da Campagno. Chiaramente quest'anno è un campionato anomalo per Campagno fino a questa sera, perché ha avuto i problemi che tutti sappiamo, e speriamo che al di là del tifo, delle considerazioni che si possono fare, speriamo che possa tornare a essere competitivo, perché chiaramente è un giocatore fondamentale per la Pallapuglia, per il campionato. Al di là del discorso di Alba e del campo prestigioso, Campagno ha bisogno, il campionato di Pallapuglia ha bisogno di un Campagno competitivo. Poi quanto competitivo dipenderà molto anche da lui, però chiaramente finora sta giocando piuttosto bene, anche se si vede che non è al massimo. Piccolo pasticcio dei giocatori della Radica Castellanlanze, che permettono di mettere una caccia che sarà poi favorevole alla Pallapugno Albesa. Siamo intorno ai 72-73 metri, intanto che Bruno Campagno si dissette ed è pronto a ripartire con una battuta. Bruno Campagno, che quest'anno come outfit, mi faccio fatica a dirlo, ha anche scelto questa fascia nella testa, tenere i capelli che, beato lui, a differenza nostra, crescono e si allungano. La nostra invidia è tanta. Ed è ferma poi coi piedi una caccia sui 20 metri. Però io posso dire adesso che la caduta dei capelli si è arrestata, nel senso che non ricrescono, però quantomeno si è fermata lì. Diciamo che a me non danno noia. No. Però avanziamo i soldi del FON. Incredibile. Con cosa costa la corrente? Infatti. Anche uno shampoo dura 3 anni. Vero. Beh, lo shampoo è nostro completamente inutile, possiamo usare sapone. La battuta di Campagna intanto. Torniamo in campo con la caccia numero 4 da mettere. Ricaccia Moretti, ferma Prandi, credo, caccia sulla metà campo. La battuta di Gatto, ricaccia Campagno, ferma Musto, 15-0 per l'Araldica Castellanlanze. Adesso caccia favorevole a Bruno Campagno. Ah, tra l'altro abbiamo notizie da Cuneo che Daziano sta recuperando. C'è quasi l'aggancio. L'Alusic Merlese, Gilberto Torino, si è fermato a 7. 6-2, credo. 7-2, poi non ha più fatto un gioco. Adesso siamo 7-6. Quindi recupero di Andrea Daziano e l'Acqua San Bernardo su Balcuneo. Anche lì vedremo come andrà a finire. E intanto l'Araldica va a di rapina prendere una caccia lassù in cima e va in vantaggio 30-0. Dillo. L'Araldica di Castagnole-Lanze va a entrare, ma non entrare. Capito? Nuovo termine, entrare. Adesso veniamo a vederti la prossima volta che giochi, ci dici quando giochi. No, ma non giochi quest'anno. La battuta di Gatto, che ha una caccia sui piedi, ricaccia Campagno, abbondantemente davanti alla caccia Enrico Musto, 40-0. Presa comoda questa caccia. Adesso andiamo a giocarci la 4, che è sulla metà campo. Buona per tutti. Anche perché qua ad Alba questa sera non possiamo parlare di vento. Ah, tra l'altro c'è il papà di Nimot qua. Claudio. Uno dei Nimot. Nimot Senior. Nimot Senior. La battuta di Gatto. Caccia al mezzo. Battuta molto alta. Al volo Campagno. Che poi manda la palla in fallo a largo. Altro gioco pulito. Il terzo, questa volta però per l'Araldica Castagnole-Lanze, che si porta
nuovamente sul pari. Sono speculari in tutto le due squadre, se uno fa 40-0 lasciano fare dopo. Cosa dice il nostro Mario Pasquale da Cuneo? C'è stato l'aggancio, proprio in questo momento l'aggancio di Daziano dell'Acqua San Bernardo su Balcuneo, 7, Alusic Merlese 7. 7 pari a Cuneo, 6 pari qui ad Alba. Partite equilibrate, partite da giocare, partite che sono quindi ancora in totale equilibrio. Tanto che Amoretti colpisce questo pallone. Bastona un po' questa palla, la gioca lì contro il muro, non riesce Campagno ad arrivare, mette una caccia sugli 80 metri. Domani sera 20:30, riflettori accesi a Dolcedo, Olio Roy Acqua San Bernardo Imperiese contro la Bormidese, ma ricordiamo la Bormidese non, nella Bormidese non ci sarà in campo Davide Dutto, infortunato, sarà in box per una trentina di giorni. Si giocherà anche a Corte Emilia, Nocciole Marchisio Corte Emilia contro FBC Sabbiatura Verniciatura Augusto Manzo. Tanto partita che seguiremo in diretta sulla pagina Facebook della Polisportiva Corte Emilia. Batte Gatto. Ricaccia Campagno, mette la caccia numero 2, volo Gatto. Campagno schiaccia il pallone e mette una caccia sui 70 metri. Seconda giornata di ritorno che si completerà lunedì sera alle 20:30, Dogliani, Virtus Langhe contro Roero Isolamenti Canalese, Paolo Vacchetto contro Marco Battaglino e rispettive squadre. E come ha detto prima Vittorio, una partita sicuramente interessante anche da un punto di vista dell'equilibrio, anche perché proprio nella prima giornata di ritorno c'è stato l'aggancio di Paolo Vacchetto a Marco Battaglino e al quinto posto, che ricordiamo è l'ultimo disponibile per i playoff. I primi 5 andranno ai playoff nella seconda fase del campionato, gli ultimi 5 invece giocheranno i playout. È documentatissimo Vittorio, non gli sfugge nulla. No, non gli sfugge assolutamente nulla del fatto che sono due squadre. Sì. Hai studiato? No. L'hai fatta bene però. Sì. Vediamo la battuta di Gatto. Ricaccia Campagno, molto alto, bellissimo questo ricaccio di Campagno. Aspetta il salto Gatto proprio alle corde, riesce ancora a colpire. Palla che tocca due volte il muro, la cosiddetta pippa che costringe al fallo Campagno, la palla che va tra il pubblico, 15-0. Per l'Araldica Castellanze, su questo risultato c'è il cambio di campo, dopodiché andremo a giocarci 3 cacce. Bruno Campagno che sta tornando in area di battuta, intanto visto che questa sera siamo ospiti della Pallapugno Albese, vi ricordo anche il sito internet curato e gestito da Pietro Battaglia, www.pallapugnoalba.it. La battuta di Campagno su questa palla gli è stato detto lascia, perché la palla è uscita davanti alla caccia, ci ha provato però Bruno a battere questo pallone al largo, 30-0 per l'Araldica Castagnolanza. Era un po' l'unica soluzione, cercare il largo. Sono quasi 22:40 di questo sabato sera, 4 giugno, Sanistero Mermet di Alba, la battuta di Campagno, ricaccia malissimo, Gatto sbaglia. Forse è scivolato un pochettino sì. Al momento di colpire la palla. Sì, è stato un po' con queste gambe larghe. Non si è portato bene perché ha fatto un movimento. È stato lì fermo con queste gambe larghe e ha commesso fallo. Caccia al mezzo, battuta di Campagno, battuta molto bella di Bruno Campagno, altrettanto bello ricaccio di Gatto, ancora Campagno, che la palla gira, torna buona questa, no? Non torna.
Sembrava, sembrava dall'effetto che ha preso, ha detto rientra in campo e sono dolori per Gatto, invece è poi uscito. Ha avuto due effetti, ha allargato, rientrava e poi... Magari lasci del vento che noi non sentiamo. Però è stato un gran colpo. Sì. Gran colpo. 40-15 con il direttore tecnico della Raldica Castello Lanza, Claudio Gatto, che sta dicendo al figlio, al capitano, muovi le gambe. Una caccia da mettere sul 40-15 per la Raldica Castagnole Lanze, battuta molto corta, vediamo se ne approfitta Gatto. No, perché ci tira ancora, poi di controbalzo Campagno mette una caccia, poi a Moretti una caccia sui 35 metri. Fischia l'arbitro Daniele Santini, la caccia è qui da giocare, la battuta di Gatto. Ben battuto questo pallone. Grande battuta. Grande, grande battuta. Altrettanto bello il calcio di Campagno. Ancora Gatto. Palla che tocca il muro. E poi rinuncia Campagno. Ennesimo capovolgimento di fronte. Dal 6 pari si va al 7-6. Dal 6-5 per la palla pugno Albesa. Si va al 7-6 per la Raldica Castagnole Lanze. C'è stato un gran ritorno del Castagnola. Tutti e due vogliono vincere, si vede. Eh sì. Bella partita equilibrata, il pubblico è attento, a tratti anche silenzioso. È un po' come nel tennis, no? La palla pugno. Nel momento in cui il giocatore effettua la battuta, si prende la palla addosso e credo faccia anche abbastanza male da distanza ravvicinata, ma si è alzato. Bolla. E attenzione, Mondovì, l'Alosic Merlese, Gilberto Torino e compagni tornano in vantaggio a Cuneo dopo aver ceduto 5 giochi di fila dal 2-7 al 7 pari. Adesso Merlese nuovamente in vantaggio 8-7 a Cuneo. Battuta di Gatto, intanto è cominciato il gioco numero 14, c'è stato un fallo di Bolla che ha preso il pallone addosso e adesso abbiamo messo la prima caccia. Devo dire che sono equilibrate entrambe le partite e anche più o meno della stessa durata, forse Cuneo è andata avanti di due giochi rispetto a noi, ma ci sta una differenza di 10 minuti, un quarto d'ora. La battuta di Gatto, ricaccia Campagna, ancora Gatto e poi... Comunque nonostante dopo quasi superate le due ore di gioco, due ore un vediamo quarto. Ancora dei gran colpi da fare tutti e due, molto bello. Andrea, mi fa un primo piano su Bolla. Su? Bolla. Posso fare stereo di Rick, è l'unico fare stereo sintetico. Che lo sappia, sì. Ecco Lorenzo Bolla, numero 3 sulla maglia, lui ha tenuto proprio il numero classico del terzino al muro. Campagno pronto a ricacciare questo pallone, lo vediamo. Amoretti, pallone molto alto, va a largo, Campagno ci si porta, colpisce, gioca questo lungo linea, vediamo se rimane in campo, sì, bellissimo questo colpo, si salva Gatto e ancora Campagno. Gioca questa volta al muro, Gatto e vediamo. Se adesso Campagno fa volare la palla qui da noi, direi proprio di sì. Grandissimo colpo di Bruno Campagno, 15 pari. Ha preso sua moglie. Voleva tirarlo. Ricaccio da parte di Ilaria. Tutto a posto? Ma forse era una ti ha colpito? Non abbiamo, se però non facciamo queste inquadrature. Cioè, però se non facciamo queste inquadrature io vado a casa, perché... cioè. Ilaria che gioca molto bene a tennis, tra l'altro. Sappiamo questo. La battuta di Gatto molto bella, si salva Campagna. Molto aderente al muro, è difficilissimo da ricacciare.
15 pari, 7 a 6 il vantaggio dell'Araldica a Castellanze, c'è il cambio di campo. La battuta è la sua, è del capitano della pallapugno Albese, la caccia sulla metà campo, ricaccia Gatto, ancora Campagno, la palla che va a toccare il muro e va in intra, gran colpo di Bruno Campagno che si porta in vantaggio 30 a 15. Tanto avete sentito che il Barcellona affitta in pratica per una settimana, da lunedì, tutta la prossima settimana affitta chi vuole il campo, il Camp Nou, per chi vuole fare una partita tra amici a 300 euro a giocatore. Chi perde paga, paga il campo. Ma meglio non andare. No, è che intanto seguiamo il colpo di Campagno. Amoretti prende questa caccia. Amoretti prende di questa caccia a 30 pari. Sì, di sinistro. Il sinistro di Amoretti. No, è che nella pallapuglio chi perde paga, sai, comunque sei 4 contro 4. Là 11 contro 11, devi pagare per 11 a 300 euro, sono 3.300 euro. Per 2 sono 6.600 euro. Vabbè, non è nemmeno una cifra così. Però puoi dire... anche che paga. Però puoi anche... puoi sempre dire di aver giocato al Camp Nou. Non so se hai notato anche la pronuncia. Vabbè, questa è... seguiamo la battuta di Campagno, torniamo alla palla pugno, torniamo allo sferisterio Mermet di Alba, che sicuramente è molto più antico. Un po' più vei, Campagno che si salva a Perosino, se vuole fare un'iniziativa assieme. La palla ancora buona, che colpa ha tirato Gatto, tra l'altro sta tirando fuori proprio tutte le energie. Dai. 40-30 per l'Araldica Castagnole Lanze. Finito il time out, si torna a giocare. 7-6 per l'Araldica Castagnole Lanze, 40-30. La battuta di Campagno. Ricaccia Gatto. Campagno, credo che dobbiamo mettere una caccia, vero? Cioè, la caccia è da mettere, no, sinceramente sì. Mi sono un po' perso. Credo di sì. Non le vedo. Gatto quasi alle corde. La palla rimane lì. Vediamo se dai 25 metri Campagno gioca questo pallone. Volo Gatto. Rey. Amoretti. Bellissimo colpo di Davide Amoretti. Ancora Campagno. Palla che tocca il muro. Scambi prolungati. Qui allo sferisterio Mermet, la palla torna giù al volo dai 10 metri Campagno. E poi Gatto, ancora buono, ancora da giocare. Non fa intra Gatto. Mamma mia, che lungo questo scambio, non finisce più. Ancora Gatto, la palla va a toccare il muro e ancora Campagno. Non so quanti sono, ma credo almeno una dozzina. Ancora Gatto. Ancora Campagno e ancora Gatto. Bravi tutti. Peccato questo. Bravi tutti. Bravi tutti, e c'è stato però questo errore alla fine tra Bolla, che non è riuscito a trattenere il pallone, ha toccato la palla e quindi Rey non ha potuto fermarla, ha perso qualche metro. 40-30, 7-6, 40-30, una caccia da giocarci. Pietro Battaglia, ha detto stampa, ufficio stampa pallapugno Albese, beh, una bella partita, una bella serata qui ad Alba. Bella partita, bella serata, e veramente poi c'è anche un'ottima presenza di pubblico, e credo che sia la volta che in stagione regolare, anche dall'anno scorso,
che è vero che con l'alimentazione ci sia più gente, perché nelle finali era stato gremito, ma durante il campionato ovviamente c'era la capienza ridotta. Questa sera lato lungo pieno, la tribunetta da questa parte e anche la tribuna laggiù al fondo che è sempre vuota, invece anche una trentina se non quarantina di persone. Poi bellissima partita combattuta, adesso questa volta si prende anche il 15 Castagnole e Alba aspetta poi che arriverà forse prima o poi anche un pizzico di fortuna, che finora anche questa sera non arriva in questa parte finale di gara, ma comunque per ora Bruno Campagna ha giocato a testa alta contro Gatto, quindi una bella serata comunque a tutto tondo anche per appassionati dopo i begli scambi di prima che abbiamo visto, nonostante sia la parte finale di una partita veramente entusiasmante ancora. Grazie. Grazie a te, ti lasciamo i tuoi impegni extra pallonistici. 8-6 intanto il vantaggio, il gioco è stato chiuso da Cristian Gatto con questa rasoiata lì vicino al muro e quindi situazione che vede la palla pugno Albaesa sotto di due giochi, l'araldica Castellanze ad un passo dal punto, dall'espugnare lo sferisterio Mermet, è cominciato il gioco numero 15, quattro cacce da mettere con Cristian Gatto in battuta. Gatto che spinge questa palla, Campagno, la palla tocca basso, ancora Gatto e ancora Campagno. Ancora Gatto, mamma mia, ma che colpi, che colpi prolungati, ancora Campagno che va in fallo, 15-0 per l'araldica Castagnole Lanzo. Intanto, aspetta Felice, no, vi porto al microfono intanto che a Cuneo sono 8 pari tra Daziano e Torino. Felice Bertola è qua dietro di noi, beh intanto fa piacere rivederti nello sferisterio, sappiamo che sei stato un po' fermo ai box. Non ho ancora visto una partita, la prima. Come mai? Hai fatto un'operazione al ginocchio? La protesi ho fatto al ginocchio sinistro. Ma quindi presto il tuo rientro in campo. 3-4 mesi mi hanno detto. Però poi ritorni in campo. Spero. Dobbiamo fare quella sfida a Corte Emilia, ti ricordo. Quando torno in campo la prima partita la giochiamo insieme? Sì, sì. Promesso? La sfida a Corte Emilia. Benissimo. Senti, partita stasera con Campagno? Partita. Campagno è stato fermo, però stasera ha già giocato un po' meglio. Adesso è calato un po'. Sì, adesso mi sembra che siamo addirittura d'arrivo, però insomma la cosa importante era arrivare a fine. L'importante è che dall'infortunio che ha fatto, che ha tenuto bene la partita, si è ripreso, ci vogliono 3-4 partite a mettersi in quadro, a mettersi a posto. Comunque voi non lo vedete, ma Felice Bertola è in splendida forma ed è pronto a tornare a giocare negli sferisteri. No, ma si vede, sei in splendida forma. Grazie a Felice Bertola, il più titolato di questo sport, il numero uno, 12 scudetti. 12, infatti c'è stato un fallo di Amoretti, 15 pari, dicevamo il più titolato in assoluto, 12 scudetti per Felice Bertola, più due, i primi due, che era in realtà spalla centrale, però li aveva, insomma, quindi sono 14 titoli, sicuramente il più titolato in campo. La battuta di Cristian Gatto. La palla che tocca il muro, al salto Campagno, al salto anche Gatto. Caccia laggiù? Sì, direi di sì. Quindici pari e due cacce, ne dobbiamo mettere ancora una. Quella è la pietra tombale. Si è addormentato. Non lo penso io, pensavo che l'hanno finito. Se Bertola va a casa. Dicevo Gianni, che stavo dicendo con Pietro, che intanto c'è un fallo
ha toccato la parte superiore della torretta. Alla parte superiore, poi è entrato in campo. Che in 30-15 per la palla pugna al base. Sì, infatti, un è palazzo alto, di sei piani. È alto. Vediamo intanto il ricaccio, torniamo qui al Mermet. Gatto, bravissimo Campagno. Ancora la palla che rimane lì. Gatto, palla molto alta, volo Campagno. Gioca lì verso il muro. 40-15, non è ancora finita qui ad Alba. 40-15 per la palla pugno al base. Siamo 8 pari a Cuneo, 40-30. C'è la battuta di Andrea Daziano. La seguiamo in diretta, doppia diretta, ricaccia Torino, Daziano non riesce. Caccia sui 30 metri, c'è il cambio di campo a Cuneo, vediamo cosa succede anche a Cuneo, doppia diretta, mai successo, nella storia della palla pugno, riusciamo a fare anche questo. La battuta di Campagno. Caccia, che questa era la sua in cima, direi che era praticamente impossibile da prendere. 40-30 per la palla pugno al base. Credo però la cosa più importante questa sera è che i due infortunati di un certo rilievo, cioè infortuni di certo rilievo, Bruno Campagno e Gilberto Torino, siano stati in campo per tutta la partita, quindi vuol dire che piano piano addirittura Torino abbondantemente in vantaggio. Intanto seguiamo la battuta di Campagno. Ultime energie per il capitano della palla pugno Albesa, però non vuole mollare, vuole cercare di rimontare questo svantaggio di due giochi e cercare di andare a vincere, ma la palla va in fallo a largo e quindi 40 pari. Seguiamo intanto la battuta di Torino a Cuneo, attenzione, la caccia sui 30 metri, ricaccia Daziano, Giribaldi, punto per Cuneo, vince Cuneo, in rimonta. L'Acqua San Bernardo su Balcunio vince 9-8 sulla Alusic Merlese. Merlese che stava vincendo, era in vantaggio 6-2 a fine primo tempo, addirittura 5-0, 6-2, 7-2. È andata sul 7 pari, poi hanno fatto un gioco per parte fino... Andrea Bianco, che pallone, ancora Andrea Bianco. La palla che viene in caccia. Caccia a un metro. Intanto, come dicevo, Cuneo conquista un punto, tra l'altro in rimonta, va a vincere 9-8 con Mondovì. Anche qua. E quindi Cuneo che va come punto, vediamo un po' com'è la situazione. 5. Sì. 5. Va a quota 5, aggancia Virtus Langhe e Canalese. La battuta di Campagno intanto. Al ricaccio Gatto, bella questa battuta del capitano di Alba che adesso ricaccia questo pallone, manda la palla in intra, 40-30 per la palla pugno al Besa, c'è il cambio di campo ma araldica Castiglione Lanze che avrà una calcio sui piedi. Ci sta comodamente al doppio il giocatore dell'Araldica Castiglione Lanze, quindi 8-6-40 pari, caccia unica con Cristian Gatto in battuta e adesso, come dice Vittorio, con la caccia unica non si può sbagliare. Perché chi sbaglia fa perde il gioco. Eh sì. E se lo perde Alba? Vince Araldica di Castiglione Lanze con Gatto. Bravissimo. Numero uno. Seguiamo la battuta di Gatto, ben battuto questo pallone molto vicino al muro, si salva ancora Campagno, vediamo se Amoretti mette la parola fine a questo incontro. Con l'intra di Davide Amoretti si chiude questa partita qui allo Sferisterio Mermet di Alba, con non si mette la caccia unica ma l'intra permette all'Araldica Castiglione Lanze di espugnare lo Sferisterio Mermet battendo 9-6 la palla pugno Albesa e così l'Araldica Castiglione Lanze per questa sera, almeno per questa sera, si godrà la seconda posizione in solitaria
andando a quota 8 e portandosi ad una sola lunghezza dalla Marchise Nocciola e Cortemiglia.